E continuiamo a parlare di lavoro. Buongiorno a Franco D'Amico, coordinatore dei servizi statistico-informativi dell'ANMIL, che è l'associazione tra lavoratori e invalidi del lavoro. Grazie per essere qui con noi. Allora, grazie a voi. Secondo l'ultimo rapporto INAIL del primo trimestre, il lavoro diminuisce mentre gli infortuni aumentano. Come si spiega questa contraddizione? Si spiega col fatto che questa coda, possiamo dire così, c'è stato un aumento di infortuni del circa il 2% nel primo trimestre del 2019 in confronto tendenziale rispetto al primo trimestre del 2018, che rappresenta soltanto la coda di un percorso di recrudescenza del fenomeno infortunistico che si era avviato già a partire dalla metà del 2015, quando all'uscita dalla crisi, dalla lunga crisi economica, la più grave crisi economica dell'Italia repubblicana, i pur timidi segnali di ripresa hanno cominciato a risvegliare il fenomeno infortunistico che si è protratto fino ai giorni nostri. Per quanto riguarda la situazione del Lazio, invece, qual è? Nel Lazio le vittime del lavoro sono in crescita? No, il Lazio, fortunatamente, la nostra regione è in netta controtendenza rispetto all'andamento generale nazionale. Fa differenza però Roma, la capitale. Roma è un caso a sé, diciamo. Roma Lazio è una regione romocentrica, nel senso che Roma rappresenta grandissima parte del sistema produttivo e generalmente di natura politico-amministrativo, quindi a bassissimo rischio di infortunio. Però nel Lazio dobbiamo registrare appunto questa controtendenza, che c'è stato un calo degli infortuni dell'1,4%, il che, tradotto in termini numerici, non è eclatante, però è significativo del fatto che non ha seguito l'andamento dell'infortunistico che si è registrato a livello nazionale. Grazie a Franco D'Amico, responsabile statistico informativi dell'ANMIL, per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera.